Vitaliano Bilotta, la reincarnazione di un uomo qualunque, commentata alla luce dell'insegnamento dei maestri, editore Albatros. Antonio scrive la sua storia, non un'autobiografia tout court, ma una riflessione e in certi momenti una meditazione sugli aspetti centrali della sua esistenza. Dalla sofferta povertà in un paese del meridione alla partenza verso il nord Italia, Torino, per una prima occupazione dignitosa. Dal matrimonio con Marilena, di cui si sentiva innamorato, alle numerose delusioni e sconfitte subite nella sfera privata. Dal lavoro presso la Telecom al cammino spirituale iniziato in età adulta. Tutti questi accadimenti sono raccontati in prima persona, mescolando il ricordo alle interpretazioni del presente. La vera e propria chiave della narrazione è rinvenibile nella seconda voce, che commenta e spiega in modo preciso e sistematico ogni passaggio della vita di Antonio, secondo una visione autenticamente spirituale, l'ipotesi reincarnativa. Ogni sconfitta nella vita deve dunque essere percepita come un passaggio necessario del proprio cammino spirituale, di cui è responsabile unicamente l'individuo. L'oblio, l'amore e tutti gli altri grandi sentimenti di cui è colmo il cuore umano possono essere compresi e guidati solo grazie al raggiungimento di una consapevolezza piena e duratura del significato ultimo della nostra presenza sulla Terra. Un passaggio tra i tanti che il nostro essere è chiamato ad onorare e vivere fino in fondo.